Fratelli e sorelli d'Italia, camminatori di tutto lo stivale, benvenuti in questo nuovo video. Sono con la credenziale della Via della Lana e della Seta in mano. Lì dietro c'è la città di Prato, che mi permetterà di raccogliere l'ultimo timbro a prova ulteriore e di conferma di aver completato il tracciato. Ora, siccome so che avrete già giudicato il mio titolo troppo scontato, troppo facile, e che mi piacerebbe già avere tutta la soluzione, itinerario, tracciato e qualche piccolo consiglio, in realtà vi riporto indietro nel tempo, quindi lascio la parola al Bruno che si trova a Bologna e io mi godo la città toscana d'arrivo. Vabbè, dai, vi faccio vedere solo una cosa perché so che non ci credete. Solo un piccolo scorcio, Eccola lì. Un grazie al Bruno che è già arrivato a Prato. Prendo la parola io perché vi dovete assorbire anche voi tutti i 4 o 5 giorni. Adesso sto ancora pensando di cammino che faremo. Da Bologna fino a Casalecchio c'è molto asfalto, si passa in mezzo praticamente alla città e poi al comune. Diciamo che è bello perché comunque siamo a modo di osservare il patrimonio UNESCO, la chiusa del fiume Reno. Altrimenti, per chi non ha voglia di fare troppi passi in mezzo a macchine e traffico, consiglio di partire direttamente da Sasso Marconi. Detto questo, ora abbiamo fatto un piccolo pezzo, no? Dopo questa smielata musicale che avete visto, che ho ovviamente interrotto, che corrispondono alla Via degli Dèi. Invece ora attraversiamo questo che viene conosciuto come il Ponte Blu per passare poi ufficialmente e proseguire ufficialmente la Via della Lana e della Seta. Perché si chiama così ve lo spiego più avanti. Via della Lana e della Seta perché queste due città in passato, Bologna per quello che riguarda la seta e Prato per quello che riguarda la lana, erano due centri importantissimi per la lavorazione di questi tessuti e ovviamente ripercorrendo antichi tracciati c'era poi lo scambio dei materiali appunto tra Bologna e Prato. Dopo c'è ancora un po' di l'acqua? Secondo me no. Secondo me qua, da qua fino a Sasso è tutto asfalto. Ottimamente conservata. Punto di riferimento importante per la prima tappa, Palazzo dei Rossi, bellissimo, un borghetto antico che precede l'arrivo poi alla meta, Sasso Marconi. Allora, nel mentre che si gonfiano materassini a destra e a sinistra e io provo la mia tenda nuova,
due parole sulla tappa odierna. Asfalto, asfalto, asfalto. Se avete già visto la chiusa del Reno, magari Palazzo Rossi, non è una cattiva idea partire da Sasso Marconi, direttamente da Sasso Marconi, altrimenti preparatevi a mangiare catrame. Poi in questo momento c'è una deviazione sul ponte prima proprio di accedere a Sasso Marconi che costringe a ulteriori chilometri, ulteriore asfalto, quindi non so, ovvio se partite da Bologna ed è la prima volta avrete modo di osservare tantissime cose che io però vi consiglio di evitare e partire da Sasso Marconi. Comunque siamo, grazie a qualcuno che non possiamo nominare direi in questo momento, l'innominabile, non dormiremo in mezzo a un bosco ma in un luogo un pochino più tranquillo, le tende sono pronte a volare via, no, in teoria il clima oggi è stato giornata estiva anche se siamo a primavera, non c'è vento, ora si va a mangiare qualcosa di tipico bolognese tipo cotoletta alla milanese o quant'altro e poi ci prepariamo per la notte. Domani tappa classica, Annalisa e Jenny faranno la via della Lana della Seta probabilmente in 6 giorni, io cercherò di ridurre un po', quindi 5 o 4, 4 è un po' complicato, in 5 si può fare, posso provarci. E, in realtà comunque in tutti i casi non è male arrivare a Sasso Marconi perché poi altrimenti si dovrebbe raggiungere Montesole che dista altri 14-15 km da qui e inizia lo strappo in salita, quindi è un po' il discorso per chi ha fatto le delle day tipo Monte Adone se lasciarselo per l'inizio del giorno dopo o farlo subito. Valutate voi, io intanto vado a mangiare. Allora ragazzi, qui c'è l'acqua di scioglio, è per te. Grazie. Bevuta. Bevi qualcosa? Caffè macchiato. Caffè macchiato? Ho chiesto, sì, grazie. Ok, buongiorno a tutti, secondo giorno di cammino da Sasso Marconi, raggiungeremo Grizzana Morandi, circa 27 km, anche oggi parecchio asfalto. Uscire da Sasso Marconi c'è un ponte sotto manutenzione, quindi attenzione ai segnali perché ci si rischia un po' di smarrire. Asfalto, 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 dicevo, tra l'altro una strada statale abbastanza pericolosa anche perché la madre dei cretini è sempre incinta, quindi alcune macchine potrebbero inavvertitamente schiacciarvi. Dunque, anche la tappa di oggi permette di vedere luoghi di assoluto valore storico e di interesse culturale, come ad esempio i resti del Parco Storico Montesole, tutto quello che è collegato all'eccidio di Marzabotto, magari poi vi lascio il link del video che feci in passato. Oggi avremo modo comunque di ripassarci e rivisitare un po' alcune cose e poi soprattutto quello che riguarda Grizzana Morandi, ma ne parleremo più avanti della rocchetta, della rocca e di tutto ciò che collega questo piccolo borgo. Ora siamo raggiunti in questo spazio magnifico, rimbocchiamoci le maniche perché inizia a fare caldo stamattina e stanotte c'è stato un po' freschino, ora molto molto meglio, quindi non ci resta che camminare. Solo una piccola parvenza di tratto dentro al bosco, poi si torna su asfalto e adesso in questa strada bianca, ovviamente meno trafficate, quindi si respira un pochino di più rispetto ai comuni e alla città.
Ok, ho raggiunto la cima di Montesole, circa 14 km dal punto di partenza, Sasso Marconi. Veramente tosta. Non credo che per chi voglia dormire in struttura, a meno che non siate abituati a camminare, sia facile raggiungere questa destinazione dalla prima tappa. Comunque, bisogna anche centellinare un po' l'acqua, perché la via della Lana della Seta è meno generosa rispetto alla via degli Dei, quindi speriamo. Qui sotto dovrebbero esserci i resti di quello che fu l'eccidio di Marzabotto, speriamo di trovare una piccola fonte d'acqua. Proseguiamo. Ok, camminatori, ora un goccio di acqua fondamentalmente. Comunque qui le truppe tedesche rinchiusero parte della popolazione all'interno dell'edificio religioso, altro all'interno del cimitero, e poi massacrò i civili. Altro dettaglio sulla tappa, quindi usciamo un po' fuori da questo tema, come ho già detto prima, centellinate l'acqua, perché c'è una fonte qui, una Sasso Marconi, e salvo poi voi non decidiate di uscire un po' di qua, un po' di là dal tracciato, troverete davvero poco. L'altra fonte dovrebbe essere direttamente a Grazzana, quindi a Grizzana Morandi, scusate, quindi veramente poca disponibilità d'acqua. Gentilmente offerto da Jenny. Mamma mia, tosta, passo stanco. Comunque ora iniziata la discesa, circa 2-3 km che ci porteranno a Grizzana, dove poi potremo anche finalmente fare un po' di acquisti per la fame, ma soprattutto bere qualcosa, acqua. In questo momento ci vuole acqua. Finalmente, acqua. Ora vado a cercare il ristorante, la trattoria dove mangeremo stasera, e vediamo anche dove, cosa scegliamo poi per dormire. Mi guardate voi lo zaino? No, non mi fido, prendo io. Adesso timbro sulla credenziale, che si trova sotto il comune. Un grazie a Stefano della trattoria da Pina per averci offerto l'albergo di stanotte. Saluto a tutti e a domani. Vieni! Sarebbe bello. Non l'ho ancora addestrata bene. Ah, riesco a risollevare le braccia. Riesco a risollevare le braccia. Ieri non riuscivo. Questo movimento era un po' più. Comunque, circa 3 km di strada asfaltata da Grizzana a Morandi, o Grizzana, e si imbocca il sentiero CAI della via della Lana e della Seta. Situazione abbastanza wild. Dopo due giorni di tenda senza acqua intesa come doccia, fisico regge ancora. Oggi si arriva a Castiglione, una ventina di chilometri, 22-21, e abbiamo trovato posto
in un bed and breakfast, camerata per sacco pelisti, quindi oggi torniamo un po' alla civiltà. Anche oggi, tra l'altro, giornata strepitosa, sembra quasi estate, poco fango in giro, veramente poco. Aspetto, non vorrei parlare troppo presto, ma sta andando davvero molto molto bene questi paletti da seguire per tornare sulla strada principale. Tanto la nostra geologa barra guida ambientale Anna ha trovato un palco di capriolo, un ricordo della via della lana e della seta. 3 km a Castiglione, la tappa è quasi finita, il paese si vede, adesso poi facciamo un po' di video anche all'interno del borgo. Che dire, la tappa odierna, nonostante i 1000 più o meno metri di salita, di dislivello positivo, i 1050 di dislivello negativo, è comunque ben assortita, distribuita e quindi le gambe non ne risentono in maniera particolare. Però siccome ora il sole spinge davvero tanto, corriamo verso le fonti d'acqua che anche oggi non sono state numerose lungo la via. Andiamo! Ok, siamo arrivati al B&B da Geppe, finalmente riassaporeremo una doccia dopo 2 giorni di tenda. Ora vi mostro anche gli interni, come sempre interminabili gli ultimi chilometri di asfalto per arrivare nei paesi, e Castiglione non ha fatto eccezione. Andiamo a vedere, scurisiamo dentro, noi abbiamo già sistemato un po' la roba, siamo andati a berci qualcosa e ora entriamo. Tanto Giuseppe si è già dimostrato disponibilissimo. Questa è la camerata per sacco pelisti con 4 posti, divano, TV, noi ci siamo già accampati, già tutta l'attrezzatura sotto carica, libreria a uso ovviamente dei clienti. Ci ha lasciato anche un po' d'acqua. Andiamo a vedere la cucina. Anche questa con già qualcosa a disposizione per i viaggiatori, macchinette del caffè, frigo, dentro il frigo ho detto ci sono succhi e quant'altro, tra l'altro per la colazione di domani. E di là c'è il nostro bagno. Adesso finisco di ricaricare tutto, doccia, beata doccia, e poi si va a mangiare qualcosa in qualche trattoria, sperando di riuscirci a riunire al gruppo che abbiamo visto stamattina, anzi ieri e poi anche stamattina, e magari scambiare qualche chiacchiera e mangiare tutti insieme. Vado! Adesso, sovraimpressione, sarebbe tipo 15 minuti dopo. Non si apre, anche tutto insieme. Aspetta. Non gira tutto. E ora colazione e poi la quarta tappa. Attilio, tra l'altro, tra un lavoro e l'altro, perché è un grandissimo gelataio, ci ha fatto trovare davvero di tutto: paste, crostate, affettate,
panini che non avevo neanche visto prima. Giardini, caffè, sei ben di Dio. Più i pasticcini di ieri. Jenny stava già credendo, stava per mordere un braccio, scusa se ti ho fatto. Credo che serva per autoseppellirsi qualora le fatiche della via diventino eccessive. Proseguiamo. E come sempre, una delle cose più belle da fare in questi tipi di tracciato, la foto classica con la linea di confine Emilia e Toscana. Quindi ora lascio l'Emilia ed entro in Toscana. Okay. Prima pausa dopo la partenza da Castiglione, che tappa che inizia subito con un bello strappo, ma poi devo dire i dislivelli sono ben diluiti. Ho incontrato anche il gruppo di Walking Nose che ha dato dei preziosi consigli, perché ora voglio capire se scendere a Vernio e proseguire la via della Lana Seta tradizionale o andare a Monte Cuculi, quindi rimanere sul crinale. Devo scegliere in quanto tempo chiudere la giornata, soprattutto tutta la via della Lana e della Seta. Da questo momento in poi potrete scegliere tra due, tre, forse quattro tipi di soluzione. La prima è quella che vi permette di rimanere in cresta, seguendo appunto il sentiero 00, lasciare alle vostre spalle Vernio e anche Vaiano. A quel punto, si scende direttamente oltrepassato l'ultimo borgo appena citato e si prende la salita verso la poi Calvana, uno dei luoghi più belli e suggestivi di tutta la via della Lana e della Seta. Dopodiché, invece, si può scendere a Vernio, quindi proseguire quella che è la via tradizionale e visitare quindi questi due piccoli borghi. Non c'è tantissimo nei paesi per dormire. Dalle parti di Vernio credo qualche bed and breakfast, qualche agriturismo, e altrimenti bisogna arrangiarsi con soluzioni diciamo inventate o d'emergenza, come è capitato a noi. Finita anche questa quarta tappa, alla fine sono sceso a Vernio. Come si può vedere, arrangiamento anche stasera, non si possono far nomi anche in questo caso, però abbiamo avuto una bella botta di fortuna. Materassino, sacco a pelo, un bel parquet da sfruttare. Detto questo, è normale che la scelta finale secondo me ricade poi in realtà sui giorni che avete a disposizione. Rimanere in cresta, quindi sentiero 00, vi permette la soluzione migliore, che vi permette di chiuderla in 4 o 5 giorni. Se però comunque, come ho fatto io, vi va di scendere, non ve ne pentirete perché i borghetti sono molto carini e soprattutto conoscerete persone davvero disponibili. Riprendo la linea da Prato. Allora, alle mie spalle il Cavalciotto, che era l'opera che distribuiva le acque del Bisenza alla città di Prato, che poi alimentavano gli opifici. Quindi dagli opifici di Bologna siamo arrivati a quelli di Prato, manca davvero pochissimo.
Ma guardiamo da più vicino questa bellissima opera. Devo dire che l'arrivo è come un piccolo flashback, o flashback come direbbero nonni e nonne delle mie parti. Una bella ciclabile in mezzo al verde, a Bologna si costeggiava il Reno, qui il Bisenzio. Le due opere, la chiusa del Reno, qui abbiamo visto il Cavalciotto, le due opere che, idriche, che permettevano agli opifici delle città di lavorare i tessuti. Quindi sembra davvero di essere tornati indietro, anche se invece in realtà e fortunatamente dopo 130 km siamo all'arrivo. Se non sono cantieri non li vogliamo. Ragazzi, che dire, un altro viaggio strepitoso, più di 130 km che si sono chiusi, un altro cammino completato. Ora cerchiamo il comune, insomma, il luogo dove possono farci il timbro sulla credenziale. Io, prima di chiudere, cerco di portarvi due sorpresine. Mi sta venendo a trovare un amico che avete avuto modo già di vedere e poi ce ne dovrebbe essere un'altra all'interno del ristorante, se le sale coincidono, quindi su questa non garantisco niente. Nel caso, alla prossima. Ho finito di fare il percorso? Sì, finito adesso. Allora, guardate. La tazza. Sì. È rimasto l'ultimo portachiavi. Sì. Questo. Poi. Le toppe. O questo, da cucire. Sì. O un braccialetto fatto di mattonetto. Fa i colori, ora li faccio vedere quello blu. Io andrei con la toppa. Va bene. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie.